Bella lì a tutti, raga, è sempre PokéShiny che vi parla e benvenuti in un nuovo video assaggi. Quest'oggi vi porto, come potete leggere dallo sfondo, Candy Barbecue della Chupa Chups. Allora, siccome tutti quanti hanno sempre portato il famoso sushi, diciamo, no? Fatto a caramella, io ho detto perché devo fare le cose uguali agli altri, a parte che l'hanno aperto e mangiato in 10.000. Ma siccome io mi voglio sempre distinguere, ho preso il candy barbecue, quindi è praticamente il barbecue fatto però a caramelle con i marshmallow. Ora andiamo ad aprire così ve lo faccio vedere per bene. Questo non mi sembra di averlo visto mai aperto su YouTube, sinceramente. Vediamo qui sul retro, ecco qua. Due per candy fruit supreme, due candy ocean Surprise, sto leggendo questo, eh? E due candy mixed grill sensation. Ok, allora queste dolci creazioni sono sortite in tre diversi mix: Ocean Surprise, Mixed Grill Sensation e Fruit Supreme. Boh. Perfetto, andiamo ad aprire il candy barbecue. Bisogna sempre distinguersi, mi raccomando, eh. Non fate mai le stesse cose che fanno gli altri. Allora, qui c'è questa bella confezione classiche, quelle di usa e getta di alluminio. Proprio come se avessero portato i pezzi di carne grigliata della confezione qui usa e getta. Vabbè, è carino, dai. Eccoli qui, ora ve li faccio vedere un po' per volta. Allora abbiamo sopra e sotto sempre uno rosa, uno bianco, poi ce n'è un altro tipo color salmone. Quindi marshmallow lo mangiamo, ma è sempre lo stesso, credo. Non ha nulla di particolare. Andiamo a vedere un po' che tipologie di caramelle ci sono. Questo sarà, credo, i peperoni, quelli lì, i peperoncini, quelli verdi. Questo non ne ho idea. Sto facendo così per farvelo vedere un po', eh. Questo cosa dovrebbe essere? Una mega banana. Intanto qualcuno, mentre la tiro fuori la bagno. Fanno impressione queste caramelle infilzate. Perché c'è proprio il bastoncino, vedete, nero del barbecue. Un cuore infilzato, Cupido ha colpito. Questo cosa sarà? Carne o formaggio? Beh, il colore non sembra formaggio però. E qui c'è l'altro marshmallow sotto. Vediamo quest'altro cosa c'è. Che un po' i soggetti cambiano. E un gambero shrimp, un gamberetto. Questo è un mix di carne e pesce, una grigliata di carne e pesce, un barbecue di carne e pesce. Sembra il mio amato Magikarp. Amato si fa per dire, eh. Intendiamoci. Poi vediamo un po'. C'è questo qui. Sempre. Ah, beh, questa è buona.
Le caramelle d'uovo che mi piacciono da morire, a me queste caramelle. Un pezzo di panino. Gli hamburger. Ah, c'è proprio un hamburger grigliato sopra, sotto e in mezzo. Questo non ho capito cosa potrebbe essere. Vediamo. Adesso vi spacchetto l'ultimo. Spacchetto. Vi sfido l'ultimo perché tanto poi. Ecco, questo è il marshmallow con lo salmone. Credo che anche se cambi il colore, il sapore è lo stesso perché dietro la scatola c'è scritto marshmallow gusto vaniglia, quindi non fa la differenza in base al colore. Questo è l'altro pesce. Questo è più buono del sushi, ma vi spiego perché. Perché il sushi è più particolare, no? Perché nel senso è tutto fatto con le caramelle come fossero le alghe, quello, insomma è un po' più lavorato. Queste sono semplicemente caramelle infilzate e basta, però a livello di varietà di gusti di caramelle e cose qui ce n'è di più, eh. Il sushi è tutto uguale, sono le caramelle quelle frizzanti per fare le alghe, il riso col marshmallow, c'è più scelta qui, insomma. Vabbè ragazzi, allora con questo candy barbecue che qui ormai ho messo tutto mentre l'ho spacchettato nella confezione qui usa e getta. Il video termina qui. Io vi ringrazio sempre per avermi seguito. E ci vediamo per altri video. Bye, raga.